L'idea dell'eterno ritorno è misteriosa e con essa Nietzsche ha messo molti filosofi nell'imbarazzo. Pensare che un giorno ogni cosa si ripeterà così come l'abbiamo già vissuta e che anche questa ripetizione debba ripetersi all'infinito. Che significato ha questo folle mito? Il mito dell'eterno ritorno afferma per negazione che la vita che scompare una volta per sempre, che non ritorna, è simile a un'ombra, è priva di peso, è morta già in precedenza, e che sia stata essa terribile, bella o splendida, quel terrore, quello splendore, quella bellezza non significano nulla. Non occorre tenerne conto, come una guerra fra due stati africani del XIV secolo che non ha cambiato nulla sulla faccia della terra, benché 300.000 negri vi abbiano trovato la morte tra torture indicibili. E anche in questa guerra fra due stati africani del XIV secolo cambierà qualcosa se si ripeterà innumerevoli volte. Nell'eterno ritorno. Sì, qualcosa cambierà. Essa diventerà un blocco che svetta e perdura, e la sua stupidità non avrà rimedio. Se la rivoluzione francese dovesse ripetersi all'infinito, la storiografia sarebbe meno orgogliosa di Robespierre. Dal momento però che parla di qualcosa che non ritorna, gli anni di sangue si sono trasformati in semplici parole, in teorie, in discussioni. Sono diventati più leggeri delle piume. Non incutano paura. C'è un'enorme differenza tra un Robespierre che si è presentato una sola volta nella storia e un Robespierre che torna eternamente a tagliare la testa ai francesi. Diciamo quindi che l'idea dell'eterno ritorno indica una prospettiva dalla quale le cose appaiono in maniera diversa da come noi le conosciamo. Appaiono prive della circostanza attenuante della loro fugacità. Questa circostanza attenuante ci impedisce infatti di pronunciare un qualsiasi verdetto. Si può condannare ciò che è effimero. La luce rossastra del tramonto illumina ogni cosa con il fascino della nostalgia, anche la ghigliottina. Or non è molto, mi sono sorpreso a provare una sensazione incredibile. Stavo sfogliando un libro su Hitler e mi sono commosso alla vista di alcune sue fotografie. Mi ricordavano la mia infanzia. Io l'ho vissuta durante la guerra. Parecchi miei familiari hanno trovato la morte nei campi di concentramento hitleriani. Ma che cosa era la loro morte davanti a una fotografia di Hitler che mi ricordava un periodo scomparso della mia vita? Un periodo che non sarebbe più tornato. Questa riconciliazione con Hitler tradisce la profonda perversione morale che appartiene a un mondo fondato essenzialmente sull'esistenza del ritorno, perché in un mondo simile tutto è già perdonato e quindi tutto è cinicamente permesso. Se ogni secondo della nostra vita si ripete un numero infinito di volte, siamo inchiodati all'eternità come Gesù Cristo alla croce. È un'idea terribile. Nel mondo dell'eterno ritorno, su ogni gesto grava il peso di una insostenibile responsabilità. Ecco perché Nietzsche chiamava l'idea dell'eterno ritorno il fardello più pesante, das schwerste Gewicht. E l'eterno ritorno è il fardello più pesante. Allora le nostre vite, su questo sfondo, possono apparire in tutta la loro meravigliosa leggerezza. Ma davvero la pesantezza è terribile e la leggerezza è meravigliosa? È
fardello più pesante ci opprime, ci piega, ci schiaccia al suolo. Ma nella poesia d'amore di tutti i tempi, la donna desidera essere gravata dal fardello del corpo dell'uomo. Il fardello più pesante è quindi allo stesso tempo l'immagine del più intenso compimento vitale. Quanto più il fardello è pesante, tanto più la nostra vita è vicina alla terra, tanto più è reale e autentica. Al contrario, l'assenza assoluta di un fardello fa sì che l'uomo diventi più leggero dell'aria, prenda il volo verso l'alto, si allontani dalla terra, dall'essere terreno, diventi solo a metà reale e i suoi movimenti siano tanto liberi quanto privi di significato. Che cosa dobbiamo scegliere allora? La pesantezza o la leggerezza? Questa domanda se l'era posta Parmenide nel VI secolo avanti Cristo, egli vedeva l'intero universo diviso in coppie di opposizioni, luce e buio, spesso sottile, caldo, freddo, essere e non essere. Uno dei poli dell'opposizione era per lui positivo, la luce, il caldo, il sottile, l'essere. L'altro negativo. Questa suddivisione in un polo positivo e in uno negativo può apparirci di una semplicità puerile, salvo in un caso. Che cos'è positivo? La pesantezza o la leggerezza? Parmenide rispose: il leggero è positivo, il pesante è negativo. Aveva ragione oppure no? Questo è il problema. Una sola cosa era certa, l'opposizione pesante e leggero è la più misteriosa e la più ambigua tra tutte le opposizioni.